casse, quante buste, minchia boh, con le paste nelle tasche, figa boh, oh, una gialla che sembra un bazooka. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dal canale dei Guantanamo Guys. Questa volta non siamo su COD ma siamo su Yu-Gi-Oh! 5DS Decade Duels Plus, un nome lunghissimo. E niente, questo è un nuovo gioco arcade di Yu-Gi-Oh! Che è uscito da poco sul marketplace. Ho deciso di fare questo video perché sul tubo non ce ne sono molti italiani che l'hanno fatto, quindi ho detto dai, lo facciamo, magari sono uno dei primi. Allora, le modalità sono un giocatore, che praticamente è un torneo, che ci sono i preliminari con gente sconosciuta, cioè non gente sconosciuta multiplayer, gente, giocatori a cazzo de cane inventati. Se passate il preliminare, c'è l'incontro con quelli famosi tipo Jack, Yusei e questi qua. Poi le carte arrivano fino alla serie 5DS, quindi non ci sono quelle nuove, quelle nere, non me le ricordo come si chiamano perché non lo so. Allora, il gioco costa 800 Microsoft Points, che corrispondono a 10€. E niente, ora vi faccio vedere le modalità. Allora, c'è scarica contenuto, che permette di scaricare dei deck che costano circa dai 160 ai 260 Microsoft Points, che è abbastanza, che non comprerò mai. Poi sono le classifiche per confrontare il vostro conteggio con quello dei vostri amici. Poi c'è il multigiocatore, che permette due modalità: la modalità cazzo di cane, ovvero voi contro l'avversario, oppure la modalità tag duel, che sarebbe tu e un altro contro altri due. E sì, poi si possono modificare anche le opzioni, ovvero la durata della sfida, i life points e altre cose che poi vedrete. Allora ragazzi, oggi vi faccio vedere solo una partita, un giocatore, perché come sapete i duelli durano un sacco, no? Questo è un caricamento molto carino. Per ottenere le carte, per fare il vostro deck, dovete vincere le partite a giocatore singolo. E è molto difficile trovare quelle rare, perché praticamente si vincono circa una decina di carte se vincete, no? Partite con un mazzo de merda con gli eroi elementali. E niente, è questo, quindi è davvero difficile potenziare il deck, dovreste giocarci proprio un sacco. Io qua ho il deck iniziale, quello proprio base. E ora iniziamo il duello. Speriamo che non c'hanno quei mazzi rompicoglioni che te fanno aspettare. O vince o perde, non posso dilungare il livello troppo a lungo, perché sennò vi rompete i coglioni, chiaramente. Allora, siamo contro Kildan, sto tizio qua, e iniziamo il duello. Ok, vediamo che cosa abbiamo pescato. Ok, allora abbiamo pescato, c'è un mostro. Questo lo posizioniamo difesa in coperta, visto che ha 2000 punti di difesa. Mettiamo questa coperta e questa coperta. Ok, end phase. Vedete, è molto simpatico, ricorda i giochi del Game Boy Advance. Questa schermata è davvero semplice, giusto per divertirsi e rivivere i vecchi ricordi di quando si giocava in video. Ok, lui ha fatto end phase senza mettere mostri. Noi abbiamo pescato Wild Art, eroe elementale. Cioè questa carta, da quello che mi ricordo, per quando attacchi l'avversario non può attivare carte trappola, quindi dovremmo andare a colpo sicuro in teoria. Proviamo. Ok, il colpo è andato a segno. Ok, adesso usiamo questa cartina qua e gli distruggiamo una delle sue carte coperte. Io direi questa. Vediamo il suo turno, ok. Adesso passiamo all'end phase. Ora è il suo turno. Pesca una cazza. Evoca sto fregno con 200 punti di attacco. Lo sacrifica. Che cazzo? Questo già attacca. Noi usiamo cilindro magico e se la piglia under più. Te, cacci tua. Che cazzo, libro della luna. Portacci tua. Vabbè, si è salvato, dai, questa volta si è salvato, però non c'è problema, perché noi peschiamo, intanto mettiamo città degli eroi, visto che abbiamo che Wild Art è un eroe elementale, può essere utile. Proviamo la bestia demoniaca con 1900 punti attacco e partiamo subito all'arrembaggio, via. Attacchiamo prima con Wild Art, non mi ricordo quanti punti avesse, se n'ha 2004 in difesa.
però vabbè, muore. 1900 diretti, bella per te. Ok, mettiamo spade rivelatrici per sicurezza alla Mindpace 2 e terminiamo il turno. Come vedete il mazzo iniziale è proprio una merda, sono carte arraffate così a cazzo dei cani, quindi sta a voi decidere. Io gioco solo per divertimento, non è che voglio vincere, però vabbè, se mettevano i pacchetti da comprare con i soldi vinti in gioco sarebbe stato meglio. Allora attacchiamo con Wildart, che era 1 con 0 di difesa. Ok, ah sì, questo è il draghetto che mi distrugge anche la mia, però 1900 diretti non ti rileva nessuno. Ok, finiamo il tour. Tanto anche se metto un mostro io ho schiacciare questa qua, non ce la mando a quel paese. Cioè fai questo che fai è un paese così, meglio detto così, potevo andare. Sta capitando come vedete un duello non tanto pesante e in questo turno dovremmo aver vinto, perché se io avevo un ratto gigante, ora non mi vale sta a fare i conti dei punti di attacco, però metto questo in attacco anche se c'è una 100 dei punti, utilizzo questa qua, do 800 punti d'attacco al ratto gigante e ora partiamo all'attacco con tutti e tre. L'attacco e poi la finiamo con ratto gigante. Ok, attacco diretto, abbiamo eliminato definitivamente questo qua. Hai acquistato la ricetta personaggio e vedete che vista la vittoria ci regala delle carte che vanno dalla prima serie, come già detto, a quelle all'ultimo. Quindi sto facendo scorrere le carte piano piano in modo che le potete vedere. Ok, salvataggio del contenuto, mi spegnerò la console. Ok, questo era il primo turno, noi non andiamo avanti, però torniamo al menu principale perché vi faccio vedere al volo la modifica tech. Aspettiamo il breve caricamento. Ok, questa è la cassa, ovvero le carte che ci avete scorta, no? La collezione. Il deck invece sta da quest'altra parte. Queste sono le carte che avete nel deck, potete modificare, aggiungere, levare, come volete voi. Allora ragazzi, per questo breve video, diciamo, è finito. Medio breve possiamo dire, no? E niente. E ora vado via perché arriva la polizia. Ciao ciao. Si viene la polizia e ci portano via. Arriva la polizia e ci portano via. Arriva la polizia.